sono sul lago Matese, mi trovo in montagna, perché la bellezza della nostra regione non è fatta soltanto delle acque, non è soltanto la costa, ma la bellezza è praticamente ovunque, anche nelle aree interne, in aree che però non vengono quasi mai valorizzate. Pensate che qui dove sono dovrebbe essere realizzato un parco nazionale che permetterebbe l'arrivo di fondi, si parla di 3,5-5,5 milioni di euro ogni anno, oltre che fondi derivanti da altri progetti e che potrebbero essere utilizzati per valorizzare questa terra, non per stuprarla, non per costruirci, non per edificarci, ma per valorizzare la bellezza, le produzioni casearie, le produzioni agricole, per permettere ai giovani, ai figli e alle figlie della nostra Campania, anche delle aree interne, di non dover scappare da questa bellezza, di non dover cercare rifugio altrove, ma di potersi costruire il futuro qua. Che cosa fa De Luca? Nulla. Il parco nazionale è bloccato perché la regione Campania non risponde al ministero, perché non produce quello che dovrebbe produrre, non permette l'apertura di questo parco. Così perdiamo soldi, perdiamo risorse, perdiamo futuro. Quando saremo al Consiglio regionale, noi spingeremo per la realizzazione del Parco Nazionale del Matese, che è una delle ricchezze della nostra terra e va adeguatamente valorizzata.